Buonasera e benvenuti in questa nuova parte di Pokémon Fire Rush. Io sono Glacial Sphere e in questa parte extra di post-game stiamo riaffrontando tutti i capi palestra, uno dopo l'altro in successione, in questa mega casa in cui, come vedete, ci sono tutti i capi palestra. Allora, noi abbiamo affrontato tutti i capi palestra da qui a sinistra, quindi vedete questi qua di tipo erba, questi qua di tipo lotta e in giù li abbiamo affrontati tutti. Ora tocca affrontare, per esempio, loro, che dovrebbero essere di tipo forse volante, vediamo. Allora, se sono di tipo volante io userei il nostro caro Greninja. Salve, Jasmine. Forse no, non sono di tipo volante, vediamo. Magnemite. Ah, forse di tipo acciaio loro. Potrebbe essere di tipo acciaio, il Pokémon peggiore con cui fare questa battaglia. Allora, mandiamo in campo Charizard, un secondo, va. Facciamo sgranchire la nostra bestia gigante qui. Sì, diminuisci l'attacco, ma diminuisci la difesa, quello che vuoi. Tanto brucerai. Flash Cannon. Però buon danno, Per essere un Pokémon di 40 livelli sopra, buon danno. Poi Amphi. No, lei è di tipo elettro, allora. Boh, mandiamo Medofan. Magari non ci stavano, non lo so. Non ci stavano là insieme agli altri tipo elettro. Ok. E poi Steelix. E questo è un po' un misto, eh. Cioè sarebbe tipo acciaio, però anche Ampharos. Perfetto. Quindi questi sono di tipo acciaio molto probabilmente. Mettiamo avanti Donphan. E sfidiamo anche il buon Byron. Sì, tipo acciaio. Ma nel campo Bronzor. Tra tutti, proprio lui. Sperando che non abbia levitazione, vado di Earthquake. Ok, non ce l'ha. Poi Steelix. Earthquake. Ok, mi diminuisce parecchio la difesa, ma noi continuiamo con Earthquake. Poi Bastiodon. Earthquake. E Rock Slide. Perfetto per Cradily. Lasciamo Donphan. Finché ha terremoto io lo lascio, tranquillamente. Ah, però Cradily non è proprio il massimo. Perché non è super efficace. Però fa comunque un ottimo danno. Andiamo ancora di Earthquake. Ed infine Omastar. Contro Omastar cambiamo, mandiamo Sceptile. Anche perché Omastar con l'acciaio non c'entra proprio nulla. È tipo acqua roccia, se non sbaglio. E andiamo di Riflade. Infatti fa un danno 4 pere e lo disintegriamo. Ed infine Armaldo. Vai, Leaf Blade. Iperraggio. E Leaf Blade di nuovo. Ole, abbiamo battuto Byron. Quindi abbiamo battuto i capi palestra di tipo acciaio anche. Curatina. E qui abbiamo ora i capi palestra di tipo veleno. Con Donphan davanti vanno benissimo. Salve Veglia. Che manda in campo Koffing. Spero non abbia levitazione. Perfetto, non ha levitazione. E allora andiamo di Earthquake. Poi Garbodor. Altro terremoto. E Scolipede. Terremoto di nuovo. E Rock Slide. Dai, ha fallito. Vai di Rock Slide. Perfetto. E Veglia, l'abbiamo tirata giù. Ora, curiamoci un secondo perché ho la sensazione che Koga avrà 6 Pokémon. Vediamo, eh. Salve.
No, è una 4, non gliel'hanno aumentati troppo. Contro Venomoth andremo di Rock Slide. Dai, ho paralizzato. Poi Scyther, cambia un Pokémon allora. E contro Scyther mandiamo Pikachu. Vai di Thunder Punch. Poi Golbat, lasciamo Pikachu. E ancora Thunder Punch. Ed infine Voltorb. Cambiamo. Mandiamo in campo Sceptile. E usiamo Leaf Blade. Impressionante, abbiamo battuto anche Koga. Ora tocca ai Pokémon di tipo psico, credo. No, prima tocca quelli in basso. Che sono? Allora, loro sono Pokémon, sono capevole essere tipo ghiaccio. Quindi, Heracross, tutti tuoi. E andiamo. Questi saranno tutti più o meno tosti, perché sono quelli di tipo ghiaccio sono quasi sempre alla fine della generazione. Alla fine della regione, voglio dire. Quindi. Poi Medicham. Beh, questo non è un tipo ghiaccio. Si prende un bel pin missile in faccia. Dai, non è morto per un PS. E mi ha one-shotato Heracross con un colpo critico. Che culo. Allora, Sceptile. Perfetto, poi Abomasnow, Charizard, tocca vendicare il nostro Heracross, quindi tiriamo fuori Charizard. Eh sì, metti pure la grandine. Danno 4 per, con un Pokémon di 40 livelli sopra, e non un Pokémon qualsiasi, ma un Charizard. Mi sa che non ha molte speranze. Dodrio? Ma in che senso, scusatemi? Cioè, ad alcuni capi palestra hanno messo alla fine dei Pokémon a caso, che non c'entrano niente con la squadra, ma zero proprio. Tipo Voltorb, Koga. Boh. Vabbè, andiamo ad affrontare il buon Wulfric qui. Anche lui ha 4 Pokémon. Bergmite. Andiamo di Terremoto. Poi Avalug, lasciamo Heracross. E contro Avalug tocca fare Mega Evoluzione e Zuffa. Per tirarlo giù in un colpo. Perfetto, Abomasnow. Andiamo ancora di Zuffa. Anzi, potremmo fare un bel Pin Missile. Ah, si è Mega Evoluto anche lui. Però guardate che danno che abbiamo fatto con Missile Spill. Ed infine, Bergmite di nuovo. Poverino. Ne a quanto li facciamo ora con Earthquake da Mega Evoluti? Li abbiamo disintegrato. Perfetto. Abbiamo usato anche Wulfric. Ora, mi curo più che altro per ricaricare i punti potenza di Zuffa, non per altro. E andiamo a sfidare anche il buon Bryson. Con Vanillish, questo ha solo 3 Pokémon, buono. Buono, buono, buono. Allora, Mega Evoluzione e Close Combat. Così siamo sicuri di tirarlo giù in un colpo e via. Poi Beartic. Ed infine Cryogonal. È riuscito ad attaccare prima di me? Complimenti.
Chilling, nel chilling. Lui se ne sta nel chilling. Mentre noi disintegriamo tutti i suoi Pokémon. Ed ora Price, ultimo capopalestra di tipo ghiaccio. Con 6 Pokémon alla faccia. Allora qua andiamo subito di Mega Evoluzione Close Combat. Massaggiamo un po' quella foca. Poi Piloswine. Lasciamo Heracross. E andiamo ancora di Zuffa. Poi Seal, lasciamo Heracross, ma per Seal penso basti anche un terremoto. Infatti. Poi Dewgong. Altra zuffa. C'è Mega Heracross, è una bestia. Shellder. Anche per lei basterà un terremoto, anzi per lui. Ed infine Lapras. Contro Lapras, un'altra zuffa. Bene, così. È stato veloce e indolore questa lotta contro Price. Ora possiamo andare a sfidare quelli sopra di loro, ovvero i capi palestra di tipo psico. Allora, contro il tipo psico andrò ovviamente di Greninja, senza nemmeno pensarci due volte. Salve Olimpia. Lotta in doppio? Ok. Bedonphan non è l'ideale proprio per questa cosa. Ma proprio per niente, cambiamolo e mandiamo in campo piuttosto Charizard. Charizard è l'ideale contro tutto. Perfetto. Charizard a livello 94, bene. Poi Charizard userà Flamethrower. È più veloce Greninja di Charizard, wow. Non me l'aspettavo. Ok, sfidiamo poi Tate e Liza, che faranno un'altra sfida in doppio. Solrock e Lunaton. Ah, qua si usa Surf su tutti e si cambia da buon Donphan con Sceptile, così che non prende un surf in faccia da parte di Greninja, che probabilmente lo one-shotterebbe. Ok, Lunaton ha resistito, non si sa bene come, però ha resistito. Sceptile al 71, ottimo. Congelato, va benissimo, tanto non ci interessa, non interessa solamente fare surf in continuazione. E vabbè, qua possiamo fare un Leaf Blade a caso da qualche parte, tanto non è un problema. Ecco fatto. E infine Baltoi. Vai, surfali tutti. Uccidi pure Sceptile, tanto non si è sacrificato per la patria, ecco, diciamo così. Perfetto, abbiamo sconfitto anche loro. A questo punto, curatina, anche se non penso ce ne fosse bisogno, e andiamo a sfidare Sabrina, quella che è stato l'incubo di molti giocatori in prima gen, dato che aveva dei Pokémon assolutamente fuori scala. La cosa buona era che potevi combatterla tipo come penultima capopalestra, no, penultima forse no, la terza ultima, ecco, potevi comunque girarci attorno parecchio. Dark Pulse. Così facendo potevi far crescere di parecchio i tuoi Pokémon a livello di livelli proprio. Però qui fa cagare Sabrina. Cioè, pensavo l'avessero potenziata un po', invece è schifo proprio. Ok, va bene. Allora, mancano quanti? Ne mancano. Bene, mancano ancora un po'. A questo punto, ragazzi, facciamo così: combattiamoli tutti. No, tutti ora no. Questi li faremo nel prossimo episodio. Completeremo quindi nel prossimo episodio questa casa piena di capi palestra. Io vi ringrazio quindi per aver seguito questo video fino alla fine. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!